Nell'incontro tra governo ed ArcelorMittal si è parlato dell'impegno di ArcelorMittal in ambito di ambientalizzazione, in ambito di sicurezza sul lavoro. In un anno ArcelorMittal non ha fatto nulla, ha preso per i fondelli governo e città. La fabbrica sta crollando a pezzi, i morti in fabbrica ci sono e l'inquinamento galoppa. Quindi a questo punto che credibilità c'ha ArcelorMittal? Zero. Allora, al momento, diciamo, come le abbiamo detto, ci sono una serie di inadempienze che sono anche all'attenzione delle due procure e quindi ben vengano le indagini penali, perché faranno luce su queste prospettive, cioè su tutta una serie di impegni ambientali e di bonifiche che, a quanto pare, se la magistratura le accerterà, ci saranno una serie di problematiche anche conseguenti. È chiaro che la credibilità del gruppo Mittal oggi è ai minimi storici, anche perché ha preso degli impegni. E allora perché dargli altro credito? Chiudere e basta. Il problema è ci sono tre partite: la partita governativa, la partita del nostro territorio, che dobbiamo comunque difendere tutte le stanze che vengono da tutte le parti del nostro territorio, e poi c'è una dura battaglia giuridica.